Allora, Gabriele Littera, presidente di Sardex, e cagliaritano, ha 30 anni, anzi di Serramanna, vicino Cagliari. Madre insegnante, padre ferroviere, maturità classica, laurea in marketing. Nel 2009, con il fratello Giuseppe e altri due amici, raccoglie qualche migliaio di euro e fonda Sardex, che diventa il primo circuito di credito commerciale della Sardegna. Senza che vi circoli un solo euro, però, perché le transazioni avvengono in crediti Sardex, una moneta complementare. Ora vi spiegheremo di cosa si tratta. Nel 2013 ha generato un volume di scambi pari a 15 milioni di euro. Oggi Sardex conta una squadra di 30 persone e 2.500 aziende associate. Altre 7 regioni stanno sviluppando circuiti simili. Allora, ci spieghi bene cosa è Sardex? Ok, Sardex è un sistema complesso di strumenti, di servizi che offriamo alle imprese che scelgono di partecipare, e agli strumenti e servizi affianchiamo anche le regole e dei valori. Tramite questo insieme, diciamo così, di elementi cerchiamo di far sì che tutto quello che noi chiamiamo potenziale inespresso delle imprese, che siano posti vuoti in un ristorante, ore buche di un professionista, magazzini che non circolano, facciamo in modo che questo potenziale che il mercato euro non riesce ad assorbire in toto trovi un collocamento nel mercato del nostro circuito. Allora, non si comprano i posti, tutti i posti di un ristorante, ne avanzano sempre 5 al mese, diciamo. Perfetto. Ok? In un mese, ogni giorno ci stanno 5 tavoli vuoti. Arrivate voi e che fate? E gli diciamo che siamo interessati a questo tipo di servizi per conto di tutti i partecipanti. Se tu accetti di incassare, facciamo una cifra tonda, 1.000 crediti Sardex, che equivalgono che a 1.000 euro. Sono dei ticket, dei biglietti di carta? No, sono digitali, niente digitali, carta. Okay. Se scegli di accettarli e quindi di riempire totalmente il tuo ristorante con dei nuovi clienti, con questi 1.000 Sardex facciamo in modo che tu possa o abbattere delle spese che facevi in euro sino all'altro giorno e quindi risparmi quella liquidità, oppure hai un maggiore potere d'acquisto da poter usare su tutte quelle spese che in genere hai tagliato, pubblicità, tra tutta gente bonus, che accetta Sardex. Sardex. Quindi in maniera volontaria. Io mi piglio i 5 tavoli e mi pagate con tot Sardex. Sì. Io poi con quei Sardex ci però ci posso... l'olio, il pane, il tovagliato, l'energia elettrica, il gas, i consulenti... Da altri che accettano Sardex. Quindi diciamo, io ti do l'olio, tu me lo paghi quei Sardex che mi ha dato il cliente. Sì. L'olio col Sardex a sua volta ci paga... Le etichette, i trasporti, i corrieri, la pubblicità anche lì, le 1.000 cose che tutto un'impresa tutto senza tirar fuori un euro. Sì. Voi vi definite un'alternativa alla spending review, perché? Ma in realtà no, non tanto un'alternativa. Noi in questo momento lavoriamo con le imprese e con la forza lavoro principalmente, quindi con dipendenti e amministratori. Abbiamo un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea che diciamo così, interessa all'aspetto tecnologico e che stiamo portando avanti con la regione Sardegna, alla quale abbiamo detto va bene la spending review quando ci sono gli sprechi, però così come troviamo del potenziale inespresso nelle imprese, possiamo trovare del potenziale inespresso nella pubblica amministrazione. Cioè, voi dite, noi non li tagliamo quei 5 tavoli che non si riempiono, troviamo un modo per farli riempire. Sì, e con la pubblica amministrazione facciamo in modo che per esempio un teatro che è affittato normalmente 10 giorni l'anno possa trovare per gli altri 355 giorni possibilità di essere collocato all'interno del nostro mercato, quindi magari essere riempito non 10 ma 20 giorni l'anno. Tutto sta a cambiare punto di vista, diciamo, a sì, cambiare l'ottica. Esattamente, a cercare di capire che intanto la pubblica amministrazione nei confronti delle imprese non deve più porsi nella condizione di essere l'eterno debitore, primo punto. Secondo punto, il fatto che se si pone nella condizione di fare il creditore, quindi di dare alle imprese, oggi come oggi fa una scelta politica e sociale sostanziale. Siamo abituati a vedere imprese che sono costrette a chiudere perché non incassano dagli enti pubblici, pensionati che devono attendere mesi e mesi prima di ricevere la prima pensione, eccetera, eccetera. Se riusciamo a dare alla pubblica amministrazione degli strumenti per invertire la rotta senza che questo crei chiaramente nessun problema di bilancio o altro, abbiamo fatto qualcosa di buono. Voi il fatto di essere
Il fatto di essere nati, il centro di tutto è Serramanna, no? Siete 9.500 abitanti, mi pare, sì. Serramanna, in una zona che sta soffrendo moltissimo, non solo ora questa crisi, ma che soffre ormai da anni. Sì. Il fatto di aver fatto iniziare un'iniziativa così brillante e così anche, immagino, conveniente, vi ha portato a delle riflessioni? Ma sicuramente, noi intanto prima di questa iniziativa non eravamo a Serramanna, nel senso che eravamo tutti quanti sparsi in giro per l'Europa. Eravamo noi i figli che per la prima volta in famiglia riuscivano a studiare e prendere una laurea e che a un certo punto si sono detti: abbiamo studiato, no, messi assieme 100 anni, no, 100 anni di studio, che ci facciamo? Allora ci siamo detti: se aspettiamo in Sardegna, che è il posto che amiamo e dove vogliamo continuare a stare e contribuire a far crescere, se in Sardegna non c'è un tessuto di imprese talmente dimensionate che possano assumerci in qualità di responsabili marketing, di responsabili con le relazioni estere e così via, facciamo in modo che le nostre competenze possano essere messe a disposizione non di una singola impresa, ma di migliaia e migliaia e migliaia di piccolissime imprese, che sono il nostro tessuto economico. Il 90% delle imprese europee sono piccole e medie imprese. Quindi quando noi chiudiamo gli occhi davanti alle tante serrande, alle tante attività dei nostri paesi che soffrono, stiamo in un certo senso scavando la nostra stessa fossa. Quindi ci siamo detti: mettiamo assieme le nostre competenze, vediamo di capire in situazioni come il post 2007, post Lehman Brothers, eccetera, in situazioni di questo tipo cosa in altre parti del mondo hanno, diciamo così, trovato come soluzione, proviamo ad adattarla, a renderla, no, originale, e proviamoci. Così abbiamo fatto, abbiamo studiato da un'esperienza svizzera che adesso ha 80 anni di vita, quindi è nata dopo la crisi del 29 e che riunisce 80.000 piccole e medie imprese svizzere. La Svizzera non è certo una terra povera. Ma voi siete partiti scientemente, non è nata così, vi siete studiati il modello e l'avete applicato. No, noi abbiamo studiato parecchi anni, ci siamo scontrati col mercato i primi 2 anni, abbiamo preso tante sportellate. Però alla fine dei primi 2 anni, quando siamo stati sempre sotto traccia, abbiamo visto che si poteva fare, abbiamo detto: abbiamo messo in rete 400 imprese a suo tempo, abbiamo permesso che queste comprassero e vendessero anche senza, appunto, usare denaro, usare credito bancario, finanziario, eccetera, per milioni di euro. E dove volete arrivare? Vogliamo arrivare sin dove, diciamo così, il futuro ci permetterà di arrivare. L'idea che abbiamo è che tutto quello che oggi non si muove, tutta quella che è economia ferma e quindi potenziale inespresso, no, come dicevo prima, in realtà si afferma non perché non ci siano i bisogni, ma perché mancano i mezzi di pagamento. Ora, non è che siccome manca un mezzo di pagamento io non ho fame e lui che è un ristoratore non vuole cucinare per me. Si tratta di mettersi d'accordo su un altro mezzo di pagamento. Tutto qua. Questa spiegazione è tipica della sua terra, la chiarezza. Io la ringrazio per l'abilità con cui ha spiegato cose molto complicate.